We are the music makers, and we are the dreamers of dreams. Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Siete oggi ancora sul canale di Pringy Luca. Ragazzi, come potete vedere c'è una qualità video totalmente diversa. Non perché ho cambiato camera con la quale registro, ma perché chi mi segue su Instagram già lo sa, ho acquistato tre bellissimi softbox. Se non mi seguite vi lascio il link qui sotto in descrizione, dove vi porto tutti questi aggiornamenti che vado a fare per il mio canale. E vi raccomando, seguitemi, è davvero importantissimo. Ma oggi non voglio parlare di softbox, né di qualità video, né di altro. Voglio portarvi un video delle prime impressioni sul mio nuovissimo iPhone XS Max da 64 giga in colorazione oro, che ragazzi è davvero qualcosa di spettacolare. E quindi non perdiamoci in chiacchiere e noi ci vediamo subito dopo la sigla. Che prima di acquistare questo iPhone XS Max da 64 giga ho utilizzato per ampi due mesi, e precedentemente utilizzavo un iPhone X, un iPhone 4. Ragazzi, era praticamente inutilizzabile, non tanto per la velocità di utilizzo e per le operazioni che si potevano effettuare, ma quanto perché non dava la possibilità di scaricare praticamente nessuna applicazione. E quindi una volta che ho preso questo gioiellino ho cominciato a scaricare tutte le applicazioni possibili che mi erano mancate in quel periodo e ad utilizzarlo intensamente. Esteticamente sappiamo benissimo che non è cambiato praticamente nulla dall'iPhone X, e infatti è un design che a me piace veramente tantissimo e per questo l'ho riacquistato. E ragazzi, devo dire che in questa nuova colorazione mi piace veramente tantissimo. Oltretutto l'ho utilizzato per oltre una settimana prima di andare ad acquistare questi due gioiellini, che ve ne parlerò in un video a parte, senza cover, e devo dire che non c'è alcun graffio. Come potete vedere vi lascerò qualche clip qui in sovraimpressione, ma veramente ottimo, nessun graffio, nessun intacco, e ragazzi è veramente stupendo. Questa colorazione e questa nuova qualità di alluminio, acciaio scusate, che hanno utilizzato, che assolutamente non si va a graffiare. Per quanto riguarda il design, come vi dicevo poco fa, è praticamente identico all'iPhone X, a parte per un piccolissimo dettaglio accanto al jack lightning. Sì, perché dove abbiamo i buchi per lo speaker e il microfono, dal lato del microfono suppongo è stata aggiunta una barra per l'antenna, quindi abbiamo un ampliamento del segnale, infatti prende veramente benissimo e ovunque, ma con questa piccola modifica. A me sinceramente non dispiace, e quindi un design poco cambiato che però fa la differenza. Le dimensioni, beh, queste sono state criticate da tantissimi perché dicevano che erano troppo grandi, non si riusciva ad utilizzare con una singola mano, ma io le ritengo totalmente azzeccate, perché probabilmente una mano molto molto grande io riesco tranquillamente ad utilizzarlo ad una mano con qualche piccolo sacrificio. Ma ragazzi, devo dire che avere un display così ampio su un dispositivo praticamente piccolo, perché per il display che ha è veramente piccolo, ragazzi, è davvero qualcosa di incredibile. Mi piace tantissimo avere la possibilità di guardare dei video tranquillamente con un display abbastanza grande da poter visualizzare i dettagli. Display, dato che l'abbiamo tirato in ballo, ne parliamo. È un display a dir poco spettacolare, mi piace tantissimo, ha una gamma di colori veramente enorme, con dei colori veramente super fedeli. Parliamo adesso dell'aspetto più importante per quanto riguarda questo iPhone XS Max, ovvero la fotocamera. È stato fatto un miglioramento rispetto a quella dell'anno scorso, con delle implementazioni a livello software e credo qualcosa anche a livello hardware, che non so precisamente, magari vi porterò nella recensione dedicata. Devo dire che però queste implementazioni a livello software sono veramente straordinarie, con la possibilità di aumentare o diminuire lo sfocato in post-produzione, in modo da rendere molto più fruibili le immagini una volta scattate. Insomma ragazzi, vi lascerò qualche immagine qui scorrere che ho scattato direttamente con questo iPhone XS, e devo dire che sono veramente straordinarie. Con la giusta luce si riesce a tirar fuori veramente delle immagini
fantasmagoriche. Per quanto riguarda l'aspetto video, invece, voglio portare un video dedicato a questo. Infatti voglio mettere a confronto la mia cam, ovvero la mia Sony Alpha 5100, con il mio iPhone XS Max e vedere quale dei due riesce a riprendere meglio e vedere la qualità dell'uno e dell'altro. Ultimo aspetto di cui voglio parlarvi di questo iPhone XS Max è la batteria, perché chi di voi si è andato ad informare sa benissimo che hanno diminuito la percentuale di milliampere all'interno del dispositivo, ma questo non pregiudica assolutamente la durata della batteria. Infatti, ragazzi, abbiamo una durata praticamente giornaliera. Io ce l'ho da stamattina alle 6 del mattino, l'ho staccato dalla carica. Chi di voi mi segue su Instagram lo sa benissimo e vi lascio il link per seguirmi qui sotto in descrizione. Sono le 9 e qualcosa e ho il telefono al 20%, quindi sono riuscito ad utilizzarlo veramente tantissimo durante tutta la giornata, ascoltando musica, rispondendo a mail, scaricando delle mail e facendo veramente tantissime cose, aprendo delle page, Keynote e tantissimi altri programmi, oltre a YouTube, Instagram, eccetera eccetera. Insomma, l'ho utilizzato veramente tantissimo. Il mio utilizzo al momento è, adesso vi faccio vedere molto rapidamente, esattamente di 5 ore e 2 minuti di utilizzo, quindi ragazzi veramente tantissimo, e sono al 20%, quindi una batteria veramente riuscita con una capacità perfetta per quanto mi riguarda. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video, spero che vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate un bel like qui sotto, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, perché voglio portare ad un livello più alto questo canale e dovete aiutarmi soprattutto voi. Quindi iscrivetevi al canale, iscrivetevi, seguitemi su tutte le mie pagine social. Noi ci vediamo però in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube.